Il discorso è: ti piace la meccanica? Sì, ok. Non ti piace? Te la fai andare bene comunque perché il gioco è quello. Non la cambiano per te. Come dissi ieri, piccola analisi del trailer di Scarlatto e Violetto. Ovviamente non sarà una cosa troppo lunga, ma voglio vedere giusto quelle due cose che mi hanno un attimino fatto drizzare i peli. Abbiamo i vari Wooper, che poi vedremo comunque sia più nel dettaglio dopo. Il fatto che incontriamo Miraidon e Coraidon praticamente all'inizio dell'avventura è stato detto e smentito dai vari leaker. La regione che si chiama Paldea va bene, ci sta. Allora, l'animazione con la quale compaiono, sì, dalla Pokéball esce Pokémon piccolo che poi si espande, giusto, però sarà difficile farsi... Allora, Girafarig. Questo Girafarig sembrerebbe confermare la sua evoluzione che abbiamo visto nei vari leak. Potrebbe anche essere perché c'è semplicemente Girafarig. Sauzbuck che torna, è una bella, un bel ritorno. I vari Marip che risaltiamo. Scaliamo e voliamo. Oddio, un po' pacchiano il modo in cui è fatto, ma... Allora, andiamo un po' per l'acqua, per le montagne. Allora, mi piacciono molto le montagne. Le montagne sono belle qui. Molto meglio rispetto a Leggende. Sono davvero imponenti. Sunflora che... Forse è nuovo, forse è semplicemente una pianta. Questo è il cane che Q fece vedere tagliato a fette. Vabbè. Ah, Slaking. Certo, perché ci voleva un Pokémon che raggiunge 460 di attacco, ovvio. Allora, di Dragonair e Dratini e Dragonite se ne è fatto un gran parlare, ma non credo ci sia una forma nuova. Painko che ha una texture interessante, carino. Lei credo sia una classica allenatrice. Lui cos'è? Fa il caffè, cos'è? Classica, tipo quella è la bellezza secondo me, le nuove bellezze. Questo è il lottatore, artista, sicuramente un artista lei. Sicuramente, guarda, c'ha le mani pure colorate, sì sì. Mi lascia un po' perplesso questo rendering del canale, ma quando mandi in presenza qualcosa fa schifo, poi YouTube comprime. E figurati se The Pokémon Company si disturba a registrare in una qualità decente. Sta macchina che si guida da sola, io non l'ho capita. Mi fa ridere come Quaxly cerchi di stare dietro all'allenatore. Ma di roba ce n'è davvero tanta, la meccanica guarda. Allora, la meccanica, l'ho detto anche ieri, a forza di vederla magari dà fastidio agli occhi. Non perché è troppo luminoso o cose, ma perché che mi significa quel lampadario che ti appare in testa? Potevano farlo in maniera diversa. Potevano fare tipo vestito, tipo mantello, tipo armatura. Ma non tutti quanti con lampadario in testa. Alla fine risulta un po' stucchevole. Che poi alcuni rimangono dello stesso tipo. A che serve? Per carità, Persian a vederlo così con la corona in testa è bellissimo. Questo con i fiori va bene, ci sta. Questo con i palloncini va bene, ma non tutti. Cioè, già Zumarill già mi ha scocciato a vederli con la roba in testa. Voglio dire... Dragonite, vabbè, Dragonite. Ma poi nella grotta c'è il riflesso di quello che stiamo combattendo, figo. Allora, Dragonite per il momento ha una forma normale. Non sembra ci sia Dragonite regionale come andavano millantando i leaker. Ma vai un po' a capire cosa era vero e cosa no. Fatto sta che Q è affidabile al 100%. Belli comunque, Miraidon e Coraidon sono bellissimi. Qua ci dicono... Questi sono Coraidon e Miraidon, dei Pokémon leggendari che ti fanno da mount. Quindi noi sappiamo che sono leggendari e ci fanno da mount perché sono generosi, oppure non sappiamo che sono leggendari, ma sono dei semplici Pokémon che ne esiste una specie sola e poi scopriamo nel corso dell'avventura che sono leggendari. Io penso che sia più la prima. O meglio, sono leggendari e ci danno una mano perché sì. Create la storia che preferite. Questa è una grande cosa, attenzione. Amazing Stee che stanno lì insieme ai due tipi, lì è fantastico. Con Poltergeist che fa teiera, è bello vedere l'interazione tra umani e Pokémon. Come gli Squovet lì che stanno a mangiarsi le bacche, cioè dai. Poi ci sono quelli che si mangiano in panino in sincronia perché fanno un auto sincronizzato. E Trashorant è extracurriculare, quindi non serve a niente. Possiamo anche non farlo. E questo cancello dovrebbe essere quello che si vedeva nei primi trailer quando c'era all'inizio della lotta con Nemi. E per fortuna, e infatti era una build vecchia, perché guarda come l'hanno ristrutturato. È ancora un po' una cagata, però meglio. C'è più texture, almeno quello. Tre storie emozionanti. Ecco allora! Le tre storie per vedere il vero finale che diceva Kao.
Bisogna fare tre storie per vedere il finale di gioco. Ah, quindi la caccia al tesoro forse è una di quelle. Sfidare la palestra ne è un'altra. E poi catturare i Pokémon cristallizzati più forti. Victory Road, la strada dei campioni. Il cammino... Allora, ufficialmente cammino dei campioni. Non è più via Vittoria, ma è cammino dei campioni. 30 anni di Pokémon di via Vittoria buttati al vento. Grazie TPCI, finalmente ce lo dice. C'è Titan. Ah, ok. Non possiamo aspettarci che tutti i Pokémon abbiano design elaborati, eh. Ci sono sempre stati design un po' così, fatti alla bella e meglio. Ho detto anche ieri, loro sembrano molto amichevoli con il protagonista e non mi piace. Cioè non voglio che non siano amichevoli, voglio solo che siano un pochino più distaccati dal «Ehi, ciao amico, sei venuto qui, bella fratello, vai a fare le palestre, grande, sei un grande, fammi vedere il Pokédex, vuoi, ne hai trovati 100, impegnati di più, ma fai bella grande». No, il professore ti dice «Vuoi un Pokémon? Vabbè, scegline uno, poi vattene fuori». Possiamo averlo un professore un pochino più scazzato, insomma, ci sta che tu sta, lui sta lì a lavorare. Oggi che c'è da fare, assistente? Devi incontrarti con gli allenatori. Oh, ma ogni giorno, ogni giorno ce n'è qualcuno di nuovo. Capisco che tu debba fare professore gentile, perché se no è bambino, ti legge uno che dice vattene via e quelli no, Dio mi ha trattato male, piango, mamma, voglio fare il rimborso del gioco. Abbiamo anche il professor Zim che insegna biologia, è un po' libertino, eh. Rende bene l'artwork, ma il modello 3D no. Aspetta. Questo è... Agli occhiali della macrocosmo. Beh, wow. Allora, ci è stato detto che il bracciale che ha Nemi serve a qualcosa, ma non sappiamo cosa. Ce l'hanno detto quelli dei leaker, i famosissimi leaker ormai, che non possiamo fare a meno di menzionare ogni 3x2. Pepe, il design, ok, modello 3D rende bene. Ci sta, carino, fatto bene. E lei, Penny. Penny, studentessa timida del nostro stesso anno. Sembra un viso androgeno. Perché Game Freak l'ha capito. Ma non è che sono scemi. Chi è questo? Non si sa. È uno che fa il caffè. Sta al bar, fa il caffè, bravo. Lui è il miglior PG. Perché è giusto che ci vuole qualcuno che faccia un bel caffè ogni tanto. Allora, guarda, bellissimo lui. Wooper di Paldea, carinissimo. Ma potevano fare quello beta? Cioè, prendi il design e lo rifai, no? Anche poi l'evoluzione sarà simile a Quagsire. Chi se ne frega? Cioè, dai, potevano fare Beta Wooper. Io sarei esploso se ci fosse stato Beta Wooper. Ah, è veleno allora. Terra veleno, bel tipo. Fido. Praticamente tu questo lo prendi mentre lo stai pettando. Ti si squaglia perché è una pasta. Do significa pasta. Ma non pasta, la pasta italiana. La pasta... per il pane, la pasta, la massa, ecco, massa significa, ecco. Ah, ma dai, perché i modelli 3D non rendono bene come gli artwork? Porca paletta, Game Freak, ma perché? Game Freak. Creatures fa i modelli. Oddio, anche qui le ombre, mamma mia, ragazzi, però, Cioè, ai livelli di Snap, non va molto bene. Però in Snap interagivano molto di più tra di loro, si poteva perdonare. Pokédex, ok, quindi noi abbiamo tipo dei libri. Quindi noi prendiamo una specie di libro sul Pokémon e ci viene aggiunto in libreria. Quindi Pokédex è veramente un'enciclopedia. Lechonk, quindi il nome è scritto in quella maniera. Ok, non ha niente a che fare. Ecco, questo è importante, perché se veramente possiamo fare una co-op in 4... A quelli che piace giocare co-op fanno le seghe pazze a tre mani proprio. Questo è l'HUD. Non credo sia ancora un work in progress l'HUD. Terastallize, terastellizza, come cacchio lo chiamano in italiano? Terastallizza, che schifo. È brutto comunque lo chiami, cioè...
Ah, però ci sono ancora gli effective, super effective. Ho capito. Vabbè, quello ci sta sempre ormai. È un classico. Cioè, in inglese Terastal, in italiano Terra Crista, perché siamo scemi, non lo capiamo. Grazie, eh. E diventa sto cristallo con i fiori in testa. E che mi rappresenta? Che è un Pokémon erba, mi rappresenta? Cioè, fatemi capire. Lui che ha un candelabro in testa, non so perché mi piace di più. Tutti i Pokémon a Paldea, non di Paldea, tutti i Pokémon che si trovano a Paldea, perché l'abbiamo visto anche con Persian, possono insomma, sì. Terastallizzare. Ah, però, aspetta, aspetta. Pikachu ora deve ancora terastallizzare. Quindi premi. Ah, ma ti fa scegliere solo quello nel quale tu hai la possibilità di diventare, non anche acciaio, perché sono predefiniti alcuni. Ecco, ora ha senso. Infatti, lì veniva visualizzato solo volo, perché Pikachu, appunto, è quello speciale. Hanno codificato il Pikachu che può volare e non quello che diventa acciaio. Quindi hanno delle possibilità con solo alcuni tipi di mosse, non con tutte. Però, se terastallizzi il Pokémon, ora uso questo termine inglese, non so come sarà in italiano, probabilmente sarà anche peggio. Quindi, tu praticamente che fai? Fai diventare Pokémon del tipo che deve diventare e quell'attacco diventerà più forte perché ora sei di quel tipo. Ma se rimani normale come Persian e fai Graffio, Graffio sarà più forte. È giusto. E fin qui ci siamo. Ma allora perché ci hanno detto che no, non cambia aspetto, ma diventa. Ah, io non lo so, guarda. I Licker fanno schifo. Kao ha fatto uno schifo totale con le traduzioni. Terra tipo normale. Quindi lui, Persian, fa Graffio ed è più forte attacco normale. Ma tutti gli attacchi normali o solo uno? Terra cristallizzazione. Ma potrebbero esserci ivi, acqua o erba. Che strano però. O tutti possono avere un tipo diverso, o solo alcuni. Il che potrebbe essere molto plausibile. Secondo me, tutti possono assumere un altro tipo, perché questa immagine lo conferma. Metterò qui Sprigatito e Quaxly, fiore e acqua. Anche loro fiore e acqua, la stessa identica maniera. Quindi, questo qui è un pre-render. E sapete che significa allora che al 99% tutti possono cambiare forma, tutti possono cambiare aspetto, tutti possono cambiare tipo, ma avranno in testa sempre lo stesso tipo di fiore, lo stesso tipo di fontana, lo stesso tipo di candelabro, lo stesso tipo di corona normale. Però tutti possono diventare di un tipo diverso. Teratipi rari. Ah! Quindi non tutti possono diventare di un tipo che ci pare. E questo riduce un po' le possibilità nel VGC di farti fregare dall'avversario. Questa è tanta roba, eh. Ecco, i raid dei Terracristalli. Stavolta forse sono diversi per davvero. Hanno messo le meccaniche negli altri giochi per vedere come funzionavano e poi le hanno aggiustate qui. Oh, però le animazioni ci siamo, eh? Creatures ci siamo. Ricordo che è sempre Creatures che fa le animazioni, eh. Ok, un po' di occlusione lì magari. Però io non sono profano, non so io. Non lavoro in quel campo, non posso esprimermi. Ok, carini Miraidon e Coraidon così. Secondo me scopriamo fin da subito che sono leggendari, ma sono leggendari amichevoli. Una cosa del genere, perché Pokémon, bene o male, è così che ti fa conoscere dei personaggi particolari. Beh, l'analisi, bene o male, è questa, che poi non è una vera e propria analisi, ma è più un avere conferma e teorizzare su quello che potrebbe essere o non essere. Le analisi, quelle vere, le lascio ad altri. Tutto sommato, ci sta. Alla lunga potrebbe essere palloso vedere ste corone in testa a tutti, però possiamo anche non usare la cristallizzazione. C'è, se vogliamo usarla si usa, se non vogliamo usarla non si usa.
si può usare per avere un vantaggio contro un capo palestra, contro un selvatico, contro un raid. Se no, si può anche non usare, però si applica a quanto pare a tutti i Pokémon. Questo è, questo non possiamo dire sì o no. Perché questo c'è e questo ci prendiamo. Se lo compriamo, abbiamo questo, se non lo compriamo, ci attacchiamo. Il discorso è, ti piace la meccanica? Sì, ok. Non ti piace? Te la fai andare bene comunque perché il gioco è quello. Non la cambiano per te. Ad ogni modo, amici miei, questo è tutto quanto per il video di oggi. Analisi un po' così per capire meglio qualche meccanica, fare piccole teorie su quello che può accadere. Ad ogni modo, io vi ringrazio. In descrizione trovate i link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo domani con Mario più Rabbids. Bye bye!